Pippa-doo! Allora ragazzi, oggi finalmente altra puntata dedicata al calcio! Ma oh, cosa? Il team box aggiornamenti 2018-2019 stick ad album. Oh, bravo Pippa, proprio completo! No ragazzi, vi spiego che cos'è, per chi non lo conosce. Praticamente sono 48 figurine che nei pacchetti non si trovano. Cioè si trovano solo nel team box. Ma sarebbero quelle del mercato? Sì, queste. Bravo Pippo. Sono 48. Bravissimo. C'è la M1, la M2 fino a fino a M48. Quindi nuovi giocatori, ragazzi. Nuovi acquisti. Sì, che io ho già visto dal mio amico. Ah, ma li si è già spoilerati! Ecco, costa 9,90€. Bravissimo, e costa 9,90€. Allora, bellissimo, l'aspettavamo. Soprattutto Pippo l'aspettava perché appunto avevamo già sentito la Marco c'è il team box, quindi... Finalmente uscito, ok. Sì, allora, ragazzi, adesso venite con noi che ve lo facciamo vedere. Partiamo, ragazzi. Vai. Ti napi di locale. Apro io. Bravissimo. Oh. Pronti? Sì. Via! Wow! Ah, ragazzi, ci sono anche le cose trasferitoli. Ah, sì, ok, giusto. Vai, Pippo, ma perché apriamo? Ci sono tutti gli spoiler? Vediamo allora un po'. Oh, belli racchiusi. Apriamo. Vabbè, questo cartoncino. Librettino. Ah, fa vedere un po'. No, cosa fa? Trasferiti. Ok, poi del Bologna. Trasferiti, un nuovo allenatore. Ok, no, quindi le varie squadre, le novità, diciamo. Tino così. Tino. Perfetto, anche dietro. Poi, vai. Poi siamo con le figurine. Sono tutte all'incontaio. Gira il tuo Pippo. Allora, ah, bianco. Giusto, bianco che era nel toro. Sì. Infatti, no, ma sono tutte mischiate. Poi Bilsa, Farias, nell'Empoli. Poi Balzania. Ok. Andreoli. Ah, Andreoli è andato al Chievo Verona. Sì, Soriano che gioca nel toro. Giusto, sì. Trotta. Poi Dragoschi, questo giocava nella Fiorentina. Sì. Allora, io per adesso conosco solo quelli ex del toro. Desporov. Mettere qua Pippo, così vedono. E certo ne conosce solo due di... Io invece li conosco un po' tutti. Avilsa, Muriel. Ah, questo... ah, Muriel. Dove giocava prima Muriel? Siviglia. Ah, proprio... Okay. All'est. Cacciatore. Cacciatore. Oh, due del Cagliari vicini. Mamma mia. Il Cagliari ha fatto tre acquisti comunque. Eh sì. Oberlin. Che da ancora che ne ha fatti. Giusse. Questo giocava nell'Empoli, se non sbaglio. Ah, sì, sì, questo qui me lo ricordo. Poi dopo, Pagliac. Pagliac. Sì. Sembra Pagliaccio, Pagliac. Pezzella. Guarda... Non criticare i calciatori. Qui dopo, Pezzella, questo giocava nell'Udinese. Ah, è vero, giocava Pezzella, sì. Ed era ex toro. Oh, un altro ex toro che adesso è nel Bologna. Pure sì, lui. Che è nell'Adena Lille. Cioè, ma tutti nel Bologna sono andati ex toro. Che cioè, le... Edera, sì, Soriano... tutti il toro. No, nel Bologna. Sì, che adesso che giocavano nel toro. Cioè, va bene. Poi... Ragazzi, aspetto Piontek. Le Lager, perché c'è anche Piontek nel Milan. Ok, se togliamone un po', così intanto metti quelle nuove, vai. 10. Tero! Tero! Dove giocava? Fiorentina. Ah, Sansone. Giusto, che non mi ricordo Sansone, invece. Piason anche, non lo conosco Piason. Pellegrini, questo giocava nella Roma. Mamma mia, quanti ne ha presi il Cagliari, ragazzi? Ho fatto solo lui. Ha cambiato la squadra. Esacciano. Tina, ci sono i trasferiti. Ah, giusto, sì, ragazzi, perché ci sono anche questi qua. Questi sticker, con scritto trasferito, oppure sostituito. No, ragazzi. C'erano anche ragazzi, prima. Invece, no, vi spiego. Questo qui mi manca nell'Adrenaline, però nella SPAL, perché adesso l'hanno aggiornato Viviani e il Frosinone. Ah. Che prima giocava nella SPAL. Oh mamma mia, che capelli lunghi, chi è? Questo chi è? Qui... Schelotto, mai sentito. È brutto questo. Perché? Nel Brighton, giocava. Nel Brighton? In Inghilterra. Mihajlovic! Prima allenatore. Sì, che allenava naturalmente il toro ed è andato no, in Bologna anche questo lui. Questo qui giocava nel Southampton. Tu trovi Tino? Chi? Chi, questo qua? Sì, chi Cedric. È? Cedric. Sono voglio Cedric, Demiral. Murgia, questo invece ha fatto perdere la Supercoppa alla Juve. Dov'era già Murgia? Lazio. Ah, Lazio. Oh, Piontek! Oh, cioè, era no, il tuo obiettivo, vero Pippo oggi? Ma
Vabbè, a parte che lo sapevo perché se n'è andato. Pionte. Vabbè, però non era ascoltato. Mamma mia. Qui va Pionte. Vai, poi? Poi... Baroni. No, ma dimmi una cosa, ma questi trovano tutte quelle che mangiano, tutte quelle del calciomercato? Sì, 48 su 48. Oh, oh, la scoperta anche l'anno scorso, Tina, c'era. Sì, ma io mi dimentico. Zegelor. Scrivetelo con un commento. Come si dice questo? Sì. Ciao. Ciao, sì. Caseres, giocava nella Lazio. Mi ha dato la Juve, Caseres. A voglia. Ah, me lo sono perso questo. Poi Reggini. Questo qui è molto forte. Allora, alcuni lo chiamano Pacchetta, alcuni Pacchetta, però si chiama Pacchetta in teoria. Eh sì, perché ha l'accento sulla A, quindi Pacchetta. Penso Pacchetta. De Maio. Viviano, questo qui giocava nello... No, sembra quello lì, il presidente. Di Maio. Poi Viviano, che giocava nel Sporting Lisbona. Mamma mia, Studado. Ok. Oh, è tornato in Serie A. Chi? Kučka. Questo giocava nel Milan. È vero, Kučka. Mi ricordo. Poi Prandelli. Prandelli. No, Prandelli? Allena il Genoa? Sì. Romulo, il mio idolo. Non è vero. Su FIFA è buggato però. O Kaka, c'è la parolaccia quasi. Ma cosa? Kaka. Questo ce l'ho, Radovanovic, Sandro. Oh mamma, questo Gabbiadini. Ma il mio come è bianco, ragazzi. Questo qui è fortissimo. Mamma mia. Lo bacio. Poi Makin. Scamacca. E Sanabria, anche questo gioca nel Betis. Wow, finite? Sì. Oh, ok, quindi Pippo ne incolliamo magari due insieme a voi, ragazzi. No, io lo sto già incollando. Vai, inizio. Sandro e okay. Piontek. Piontek, aspetta, è più in qua. Vediamo un attimo. Incollata Sandro. Vai, che numero è Piontek? Vabbè, Tina. Dai, Mihajlovic lo incolli, dai. No, Mihajlovic. Dai, incollalo intanto. No, è brutto. Ma perché? Perché si è andato da solo. Poi Mihajlovic. Lo troverò. Lamma 5. Ma non lo trovo. E certo, è qui. Veramente? Sì. Ok. Ah, eccolo, Pippo. Ah, ragazzi, con l'altro Mihajlovic. Ah, ok. E Sandro. E poi? Che numero è? 35. E poi dopo c'è Pacchetta. Oh, te lo devo prendere, Pacchetta? Sì. Finiamo il Milan. No, ragazzi, adesso io finisco tutto il Milan. No, io ragazzi adesso finisco tutto il Milan. E la Lazio è quella lì che ho finito. Sì. Perché intanto vi faccio un piccolo tour del Tieni, Milan. Tieni, Pacchetta. No, guardate il Milan. Adesso gli aggiornamenti. Ho anche. E anche fino. Ma è veramente anche, un punto. E anche fino a tutto questo. Mamma anche mia. Fino a tutto questo. Quindi ho finito tutto il Milan completo. Diteci, mi raccomando, voi a che punto siete. Io bene. Magari la squadra che, di cui vi mancano più figurine. Il Toro anche l'ho finito perché mi hanno dato l'incon. Bravo. Vai, incolla questo. Pagina. Bravissimo. L'incollo male però. Oh, no, beh, incollato bene. Ok ragazzi, quindi direi che questo video può concludersi qua, tanto Pippo adesso... Ma è nato a San Pietro, Bilso. San Pietro. Ma cosa dici? C'è scritto. È vero, San Pietro. È giusto. Diciamo, no, perché mi c'era scritto S-N, ho detto, ma mica vuol dire San Pietro, invece di vicino c'era scritto. Va bene, Pippo, bravo. Ok, adesso se le incolla tutte, naturalmente. 48 figurine nel mio anche. Bravissimo, magari poi metteremo una story su Instagram. È tutto il calciomercato finito. Infatti, quindi mi raccomando, seguiteci su Instagram se ancora non lo fate, perché appunto mettiamo altre parti delle nostre giornate, altre cose. Sì. Quindi mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, mettete... Aspetta, in colore ultimo, Sansone. Vai, mettete un bel pollice in su, se siete iscrivendo al suo canale. Così faremo tanto il video. Condividete questo video e lasciate commenti extra bomba. Bomba! Sì ragazzi, mi raccomando, lasciateci bellissimi commenti come fate sempre. Noi vi ringraziamo tantissimo. E quindi saluti da Tina e Piontek Review. Ci scommettevo, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Posso colare anche una io?